Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo sulla Via Crucis del Messina, dove qui tanti di voi sono venuti a pregare per il pio esercizio della Via Crucis, in quanti torneranno in queste settimane, nei prossimi mesi, qui a San Giovanni Rotondo. Ecco, il 15 luglio 1915 Padre Pio era a Pietrelcina. Era a Pietrelcina perché una strana malattia non gli permetteva di stare bene, quindi stare in convento, ed era costretto a stare a casa, nella sua terra natale, e solo lì lui stava bene. E di qui cominciava una direzione spirituale, non solo con i suoi direttori, ma anche con i suoi figli spirituali, ad esempio con Anita Rodote. Abbiamo tra le mani il volume numero 3 dell'epistolario. Lui scrive ad Anita qualcosa di eccezionale e bello, che noi ascoltiamo spesso quando Padre Pio lo raccomandava ai suoi figli spirituali. L'angelo custode. Il tuo buon angelo custode vegli sempre su di te, sia egli il tuo condottiero che ti guidi per l'aspro sentiero della vita, ti custodisca sempre nella grazia di Gesù, ti sostenga con le sue mani affinché tu non dia del piede in qualche sasso, ti protegga sotto le ali sue dalle insidie tutte del mondo, del demonio e della carne. Abbi una grande divozione, Anita, a questo sì benefico angelo. Come è consolante il pensiero che vicino a noi sta uno spirito, il quale dalla culla alla tomba non ci lascia mai un istante, nemmeno quando siamo di peccare. E quando questo spirito celeste ci guida e ci protegge come un amico, come un fratello. Ma è oltremodo consolante il sapere che quest'angelo prega incessantemente per noi, offre a Dio tutte le buone azioni, opere che compiamo, i nostri pensieri, i nostri desideri, se sono puri. Deh, per carità, non dimenticare questo invisibile compagno, sempre presente, sempre pronto ad ascoltarci, più pronto ancora a consolarci. Oh deliziosa intimità, oh beata compagnia che l'è questa, se sapessimo comprenderla. Abbilo sempre davanti agli occhi della mente, ricordati spesso della presenza di questo angelo, ringrazialo, pregalo, tienili sempre buona compagnia, apriti, confida a lui tutti i tuoi dolori, abbi continuo timore di offendere la purezza del suo sguardo, sappilo e fissalo bene nella mente. Egli è così delicato, così sensibile, a lui rivolgiti nelle ore di suprema angoscia e ne sperimenterai i di lui benefici ed effetti. Non dir mai di essere sola a sostenere la lotta con i nostri nemici. Non dir mai di non avere un'anima alla quale puoi aprirti e confidarti. Sarebbe un grave torto che si farebbe a questo messaggero celeste. E Padre Pio questo lo dice a tutti noi.